L'Europa e il mondo hanno bisogno di pace, ma anche di una costante manutenzione che eviti l'esplosione di conflitti. Non bisogna distruggere per ricostruire, ma preservare, salvare l'esistente, e questo è un lavoro che salva la pace e la dignità umana. Parole chiare quelle di Ginevra Bompiani, scrittrice, editrice, accademica, intervenuta in collegamento all'Aquila per Vota la Pace, un incontro pubblico promosso dalla lista Pace, Terra e Dignità, il movimento di Michele Santoro con il quale Ginevra Bompiani è candidata alle prossime elezioni europee. Bompiani in collegamento, come si è detto, mentre in sala c'erano i due candidati del territorio della lista Pace, Terra e Dignità, Paolo Della Ventura ed Ilaria Leonardis. Si può dire quasi che abbiamo fatto un atto di istituzionalizzazione di quello che era il popolo della pace, che era un po' disperso. Noi di fatto come popolo della pace siamo stati sempre un po' offuscati e siamo sempre stati un po' frammentati. E in questo momento Michele Santoro ha fatto un'opera di istituzionalizzazione, appunto, e quindi ha portato alla ribalta questo popolo della pace. Pace e giustizia sociale al centro quindi, ma anche azioni concrete tese a preservare la politica ambientale europea. Un Green Deal che sarebbe sotto attacco in caso di affermazione alle urne da parte dei partiti e movimenti di destra. La mia candidatura nasce a completamento e a compimento di un percorso fatto già, diciamo, sotto la Commissione europea come ambasciatore del Patto europeo per il clima, per l'appunto. Ho visto già da giugno dell'anno scorso un attacco di tutta la destra europea al pacchetto legislativo conosciuto come Green Deal, cioè quello dell'Unione Europea, che è stato di fatto l'unico al mondo fino a un anno e mezzo fa che tutelasse il clima e l'ambiente, e che già sappiamo la destra, se dovesse arrivare in maggioranza al Parlamento europeo, ha già annunciato che inizierà a smantellare praticamente tutti i principali provvedimenti. E io invece sono convinto che questo tema dovrebbe essere in cima all'agenda non solo italiana e europea, ma in tutto il mondo, e dovrebbe essere la questione più importante. Pace, Terra e Dignità guarda allo sbarramento del 4% per entrare nelle istituzioni comunitarie, ma anche ad un percorso che si vorrebbe continuare quale che sia l'esito della prossima tornata elettorale. Io spero che riusciremo a raggiungere lo sbarramento del 4%, anche se, come dice Michele Santoro, anche un 3% sarebbe importante, perché sarebbero costretti ad ascoltarci in qualche modo. Quindi diciamo che le aspettative che abbiamo sono delle aspettative positive, per cui credo che questo movimento debba andare avanti, magari diventare un partito, diventare qualcosa di più importante proprio per il popolo italiano.